Ciao ragazzi, buon pomeriggio, io gioco d'anticipo, così vi do l'idea per uno spuntino con una bella bevanda calda, perché fa ancora freddo e cupo, nuvoloso e grigio, piove. Mamma mia, siamo proprio stufi di questo tempo, non vediamo l'ora che arriva la primavera, l'estate, chi è come me, primavera è stata, alzi la mano. Allora, la bevanda calda ci vorranno davvero 5 minuti per prepararla al massimo, perché richiede soltanto latte, circa 200 ml di latte. Potete utilizzare o il latte vegetale o il latte, questo qua Zimil senza lattosio, che pure è ottimo perché non ha lattosio ed è scremato, quindi è molto molto leggero, ad alta digeribilità, quindi chi ha problemi eventualmente con il latte, questo qua vi assicuro che è meraviglioso. Poi, mentre riscaldiamo su un pentolino al microonde il latte, andiamo a prendere la tazza e cacao amaro in polvere. Io utilizzo questo qua della Perugina, è il mio preferito in assoluto. Questa bevanda si prepara in 5 minuti con due ingredienti solamente ed è un modo, sapete, anche per fare una merenda, circa 15 grammi dicevo, una merenda un po' più diversa, un po' più sana sempre, però un po' più coccolosa, perché chi ama il cioccolato e non ci vuole rinunciare può sempre attuare questi escamotage per mangiarlo, perché se non conoscete ancora il programma sapete che noi non rinunciamo a nulla. Se vi fa piacere condividete anche la diretta in modo tale che anche altri vostri amici, stavo buttando tutto a terra, possono vedere questa, possono prendere spunto da questa merenda che è velocissima, anche i bimbi. Io la metto assolutamente senza zucchero, poi se utilizzate bevande vegetali, quindi di riso o di soia, magari anche di quella molto dolce, quella di mandorla, dà una dolcezza alla bevanda calda davvero super, senza mettere zuccheri, perché l'importante è anche evitare troppi zuccheri. Vi faccio vedere anche come lo vado a mettere per non creare grumi, che è una tecnica che vi consiglio se non volete setacciare lì il cacao tutto il tempo, è molto più veloce così. Ciao Gioia, ciao Loredana. Quindi allora, iniziamo mentre si sta riscaldando. Io lo metto a fiamma a potenza molto molto bassa. Mettiamo un poco poco di latte, vedete? Un po'. E andiamo a mescolare creando una piccola cremina, in effetti. Aggiungiamo altro latte. Poco per volta, in questo modo qua non creiamo grumi. Creiamo proprio una salsina togliendo tutti i grumi e poi andiamo ad aggiungere l'altro latte in modo tale che non dovete setacciare, non avete problemi con i grumi. Questa è una ricetta che io adoro fare per bere, per evitare di bere sempre le solite tisane o l'acqua così senza sapore, perché è molto ipocalorica e comunque vi può aiutare a fare uno spuntino un po' diverso pure per i bimbi. È buona come bevanda. Ecco qua. Siamo pronti, poi faccio vedere il risultato finale, anche se vi dirò che questa è molto facile, però se volete la metto anche sul blog, non c'è problema, è molto facile come ricetta, cioè non è una ricetta, in effetti non c'è praticamente nulla da fare. Va bene che sono pro ricette facili, però prova in diretta, che buona raga, io la adoro il pomeriggio ma anche la mattina nelle giornate cupe come oggi, un po' per coccolarci, perché il cibo sano deve essere un modo per stare in forma, per sentirsi meglio, ma non per rinunciare al gusto. Che buona! Vi metterò la ricetta, va bene? Raga, vi mando un bacione. Falla, Gioia, è buona, proprio buona, senza zuccheri aggiunti, naturale, buona di sì. Raga, vi mando un bacione, buon pomeriggio. Per informazioni sul programma scrivete.